non credo che non dobbiamo guardare perché non riguarda quella squadra, però sempre voglio dire, ricordarci sopra. E in commissione riguarda che chiedo un professore, un esempio sta di carico, io lo parlerei che avrebbe visto un modo al posto di avere la stessa direttore utilizzata per le risorse degli altri utilizzati per questa cosa, che è stato spiegato che sta malato e ritrovato vicino per altre ragioni, ma per diritto, quindi diciamo che lo spazio con i due comuni, però visto le difficoltà personali, visto le difficoltà logistiche, che i due comuni si mettono insieme, quale può essere competitivo la situazione, non si può che essere favorevole di continuità. Io chiedo anche che però occorra e non è anche una presenza su quale personale che abbiamo avuto bisogno chiedo e informo, però credo sia assessore che anche comandante presente fa piacere che si sia bisogno sempre per tutti i convenzioni che per tutti i convenzioni si sia di videosorveglianza e di tutte le tecnologie che ho citato una maggiore informazione ai cittadini, perché credo che questo sia necessario. Molti si domandano tra solo per fumare, per legare, non tutti sanno che uno sono 44 ore, cioè bisogna essere domani che da fatto, per dire però non fare più ricordare la questione comunale, perché e questo anche per dare una mano alle leggi che non sono molto sul territorio, questo sistema di sorvegliare quanto spero di aiutarli nella loro vita. Quindi io sono favorevole alla convenzione, ripeto, sono anche un bambino, ma prima di fare i cittadini su quello che facciamo è con tutte le sicurezze migliori. Grazie. Danno da vivere almeno se io c'è anche il nuovo che è più male della sorte di nome, però visto che vogliamo una cosa si manca la sorte di nome, però visto che vogliamo una cosa è giusto che dobbiamo sapere quello che non siamo, più che figlio si conviene e si piccola quando segue articolo 1, progetto il comune di tutta vita per speranza la modalità della regione Romania un unico progetto di sicurezza intendo ottenere il finanziamento del parco delle spese per la fornitura di dotazione tecnico strumentale dei numeri. Per la implementazione del bloccato del sistema di videosorveglianza dei comuni di Cattelano, il professor di Cattelano, alcuni Cattelano per comprare le telecamere e per la fornitura di averi per la nuova gente comando sul sistema carico di prosciutto. Se vuoi dire concretamente lo sfruttamento del numerino controllo, è proprio un modo, dico. Rispetto alla finalità di questa convenzione e che non è anche il dibattito di questa tema, soprattutto perché in questo momento ma non lo c'è in commissione, ma anche il dibattito di questa tema è un tema che si è infatti toccando i due versanti. C'è da una parte che sembra che con questa convenzione passa quello che stiamo facendo in Italia, ma non solo, e più in più nei locali, in molti comuni, del nostro paese che appunto il tema della sicurezza, che si ritrovano tutte cose che hanno paura, che sono cose che gestiamo dalla sicurezza, che le videocamere, eccetera. Dall'altro però come grandi determinati insegnamenti servono le manie, servono gli spazi. Allora da una parte vorrei anche un intervento da parte dell'assessore Vista rispetto a secondo te questa cosa qua. Vogliamo dare un titolo, cioè poi si facciano gli articoli e dicono che è tutto giusto, perché quello la sicurezza contro l'ubriaco, gli esclusivi, no, ma i fattori meno spazi, eccetera, oppure dobbiamo avere appunto delle primarie. Sono due cose. Non cerchiamo di mescolare delle righe diversi obiettivi, chiariamo quello che è. Io una volta per dire appunto nel mio DNA non ho inseguire il tema della sicurezza in questo tempo. Voglio dire che mi chiarire se ci sono dei buoni ragioni per dare un favore a questo intervento. Soprattutto per far rilevare che la convenzione che noi andiamo ad approvare all'articolo 5 dice che la presente convenzione durata di 3 anni a decorrere dal 1 ottobre 2008 al 39 2020, quindi in effetti da domani non avrebbe questa, ma questo
professore mi sembra un po' strano che noi riferiamo sempre all'ultimo momento a portare con il consiglio e non si possa, diciamo, discutere questa convenzione sempre in un modo pagato, ma sempre all'ultimo momento. Questo è il motivo per cui noi diciamo sempre che l'amministrazione lavora con dei tempi strani. Sempre il fatto che il Consiglio Comunale deve arrivare ai provvedimenti all'ultimo momento, non votare i consiglieri, non si mette la condizione di sbagliare di quello che fa. Questo modo di operare è un modo che io avrei in tempo scorso. Non si può portare una delibera sapendo che dall'approvazione, cioè dalla mezzanotte, è già il libro. Ma neanche il bilancio ha queste caratteristiche così repentine. Perché? Allora, io voglio sapere il motivo perché si fa questo. Non è corretto. Io la voterò contro, perché mi sento presunto. Allora, voi portate un provvedimento a tempo dovuto, il Consiglio Comunale lo può affrontare e lo può discutere. Come giustamente dice Grandi, se la finalità sono quello che gli arredi per quanto riguarda, e lo dice la Convenzione, degli arredi per i vicini urbani e per le strutture per il Comune di Castellana, e dovete spiegare cosa ci aspetta, come dice Di Pietro, per quanto riguarda soprattutto le sinergie di ordine pubblico che dobbiamo registrare. Ma se le finalità sono quelle, che senso ha? Allora noi per avere, diciamo, i modi e per avere attrezzatura dobbiamo fare una sinergia. Ma ce la vogliamo utilizzare diversamente fuori? Se vogliamo creare altre cose, dobbiamo attentamente. Questa è una convenzione, non so che la sinistra. E non avete anche risolto, apparentemente, anche l'aspetto da un punto di vista operativo. Si dice nella convenzione che è competente il comandante dove si è realizzato la fattispecie di reato, ma questo non si ricorda. Ma chi è? Allora in questo caso il comandante che deve produrre all'autorità giudiziaria oppure deve constatare un fatto è quello che non ha poi la competenza su quei rischi di un fatto. Io questa commissione mi sembra un po' strana, non la dovete chiarire, non so se l'avete chiarito questi aspetti giuridici. Io voterò contro, non è chiaro. La voglio essere spiegata più tardi del diritto, perché dal punto di vista del meccanismo giuridico è come si interpretano le competenze e i ruoli tra un corpo, il comandante di uno in un territorio dell'altro e viceversa la pattuglia che opera nel territorio del comune rispetto a un reato che poi è demandato al comandante che deve fare per te. Questa è una commissione che non riesco a capire, mi dispiace, è un pattuglio. Le competenze sono competenze. Non possiamo noi derogare le competenze anche dal punto di vista penale. Quando ci vanno dice chi è che deve fare delle cose. E chiaramente chi non le deve fare. Allora, voi fate questo procedimento qua, non ho capito. Poi tutto questo cosa c'entrano con i mobili e con gli altri? Se c'è un progetto secondo di quella che non ho capito. Io personalmente non sono favorevole che si applicano le sinergie, anzi si devono fare, non dico solo con il comune di Castellanza, ma con tutti i comuni di Lido, perché ci darebbe questa sinergia, non solo non darebbe questa sinergia. Ma non capisco queste pattucciate che oggi voi ci fate approvare stasera per il giorno 9. Voterò contro per questo motivo.